ti accomuna ma con un'altra persona, e sentirti appunto dire da quella persona che gli è piaciuto o che ha provato, si è ritrovato o che semplicemente si complimenta, è una cosa molto piacevole. Senti, dicevi che comunque ti piace giocare con le parole e magari farlo per alcune persone in particolare che possono cogliere ovviamente degli aspetti di te che conoscono. Com'è poi adesso avere questo rapporto e questo confronto? C'è stato riscontro in questo Sì, senso? sicuramente c'è stato il riscontro. E poi la voglia da parte mia anche di spiegare a quelle persone che non c'entrava niente, questo è il mio significato importante. Inizialmente era appunto, come dicevo prima, per le persone a cui tengo Particolare. in particolar modo, no? Però dopo mi sembrava incompleta come cosa, quindi andavo lì a sottolineare, guarda che lì c'è questo significato. Un accenno. È proprio così. È bello però pensare Sì, no, sempre questo bellissimo, ruolo, bellissimo. insomma. Anche se ti sembra di andare, già quello sei tu, no? Il libro già sei tu. Ancora vai a rompere la persona che lo sta guardando, sembra un po' invasivo nei suoi confronti, no? No, però è un confronto, invece un dialogo Non in un avrei certo mai. modo. Senti, vogliamo leggere qualcosa così? Sì, prego. La penna, la mente. Sapere ciò che enuncia questa penna non mi fa girare nel vuoto. Come nei miei respiri lunghi, trago il quotidiano e il mio cuore sceglie le parole che verranno. Sereno è il momento della parola, dolce è il significato della stessa. Stupefacente è quell'attimo di vita veramente vissuta, in una riga, in un pensiero. Su un foglio ci sono giorno, ora, minuti e questi miei secondi. Che ti ricordi esattamente i momenti, com'è nata Non ricordo i momenti, ho detto che ricordo magari la mia mente. l'occasione. Ok, Allora, come mai? in questo caso ero a Torino, nella mia stanza, e niente, ero lì che stavo lavorando, stavo facendo delle cose per lavoro, e appunto come ho detto, essendo che sono cose di getto, e non è una malattia, naturalmente, Ben venga questa malattia, se ho non lo staccato un fosse. attimo da queste cose del lavoro, sono andato a fare il mio caffè e pensavo e ho avuto l'esigenza di scrivere, no? E l'ho scritta, cosa brutta, che sottolineo perché è strana, io personalmente quando ho questi pensieri devo subito gettarli, non ho sempre la carta, ora mi sono fornito, dato che vengo spesso, mi sono fornito di un blocchettino da scrivere, però inizialmente io li scrivevo direttamente sul cellulare, cioè non so come, sotto forma di messaggio, e mi straniva sta cosa, no? Perché è particolare se ci pensi. E beh, comunque in quel caso è stato Poesia, così, ero lì a effetto. prendermi il caffè, stavo pensando seduto sulla cucina, sul tavolo della cucina di casa mia a Torino, e l'ho scritto sul cellulare. E però adesso sia chiaro, ho cambiato, ho preso il blocchetto perché pare brutto, Però ben cioè. venga anche questa, questo se ti ha permesso comunque di Sì, mantenere sì, determinati sì. pensieri. Ok. Il vento, la spiga, l'amore. Ho una ragazza proprio come la volevo, un dolce fiore. Un tenero passerotto che pizzica le briciole con il becco, una notte sazia di stelle, irraggiata da una luna piena, piena di me e di te. La mezzaluna divenne piena, la metà divenne intera, le nuvole si toccarono e venne dall'alto la mano di un adulto a sorreggere il bacino del bambino. Una tenera folata di vento vinse la forza di gravità per prendere tra i suoi movimenti la docile creatura da sé nata. In equilibrio tra l'equilibrio di una spiga e travolto da una forza vitale, la forza del vento si placa all'implodere dell'amore, perché di forza maggiore, di un creato che va oltre il cielo, la terra, il mare. Questa appunto è dedicata alla mia ragazza che non è Dani, non c'è. E questa l'ho scritta a Ivrea, posto nel quale vivo, in camera mia, pensando appunto, tra l'altro era notte, lì si rivede il fatto della luna, e la notte portava consiglio, è vero, Ti cioè nel accompagna senso, nella sì, mi accompagna scrittura. spesso, spesso soprattutto in un'altra poesia, che adesso non ricordo il titolo. Che parla di parole scritte nella luce, e semplicemente ero appoggiato magari alla mensola della finestra di camera mia con una sigaretta e mi sono disegnato le mie parole, no? E così. E
Sì, comunque questa poesia è importante per me, penso anche per la mia ragazza. Bell'omaggio, Sì, è un insomma. gran omaggio e poi le parole che ho messo le ho trovate proprio giuste a completare quello che siamo noi, quello che provo per Che cosa, di chi, perché? Mi pongo l'interrogativo su cosa sono, a chi appartengo e perché sono qua. Che cosa, di chi, perché? Guardo avanti e non so, guardo le mie spalle e so cos'è il passato. La mia evoluzione è registrata nei secondi che scorrono, velocissimi come i miei 19 anni, trascorsi in queste parole, racchiusi nello sguardo di un volto giovane, che con gli occhi sgranati osserva il futuro nel presente del suo cuore scalpitante. Guarda il passato, vivi il presente, osserva il futuro. Risposta. questa penso sia la classica fase adolescenziale nella quale uno si pone le mille domande: che cosa, perché, quello, quell'altro. E ho provato appunto a darmi delle risposte, ma semplici, come nella vita, cioè come nel mio sviluppo le ho date, dato che le mie figure paterne, la mia figura paterna e materna non era quella che magari è nella naturalezza di ogni giorno di un bambino. E quindi queste domande ti vengono ancora prima rispetto ad altri, e questo appunto era la mia risposta, semplicemente questa. E facendomi coraggio, perché dalla fine, come ma molte mie poesie, sono Questa speranza questa che speranza di, ma non è anche speranza, proprio una grinta, cercare sì, della grinta per andare incoraggiarsi e farsi forza, avanti, perché per superare serve questa. naturalmente, serve in qualsiasi momento. È presente davvero comunque come sottofondo anche Sì. sì. Ricette della vita. Lo studio è come fare una torta, ti elencano gli infiniti ingredienti e tu, da bravo cuoco, li saprai ricordare e applicare nei giusti attimi della tua esistenza. Tra una canzone e un'emozione, scrivo nelle parole il significato di una canzone, di una mia emozione nata ascoltando. Ascolto, e nel tono della melodia immetto il mio crescere di vivere, per poter correre dietro ogni nota e vivere insieme la formula di una canzone e la risposta dell'emozione dispersiva della mia vita. Qui, cioè, ho espresso la mia ricetta di vita e l'importanza appunto della musica all'interno della mia vita, che è un'emozione pazzesca e forte, veramente forte, e mi accompagna spesso anche negli scritti, ma proprio nel momento in cui scrivo. È veramente forte come Sensazione. sensazione, sì. Scrivere parole di luce. Mi piacerebbe scrivere nell'aria parole, strisce di luce nel vuoto colorato, visibili d'impatto, che donano stupore, impossibili come la neve nel deserto, se possibili come il sole senza il cielo. Luminose linee delineano parole, parole denominano emozioni, emozioni regalano sorrisi, come i raggi di sole che succedono in una giornata nuvolosa di pioggia. Si crede nei pensieri e nella fantasia. Questa è la frase da me scritta, in quest'aria che mi circonda, che ci circonda, che ci dà di che vivere, all'esalar del nostro respiro, reale e visibile, solo se dipinta di color fantasia. Questa è proprio quella che dicevo prima, che era Sì. appunto della fantasia, cioè ero semplicemente appoggiato a Torino alla mensola della mia finestra con la sigaretta a vedere il buio completo, perché era, mi ricordo se notte o già sera, comunque notte penso, a muovere la mano. E allora proprio l'importanza della fantasia, anche quella che si ha tanto da bambini, che quando si diventa più grandi, non che io sia grande assolutamente, anzi. Però si tende a smarrire, è importante invece averla perché colora, colora veramente come una scritta, quello che è la nostra quotidianità. Qualcuna delle domande, delle curiosità, degli interventi? Tu hai altro da aggiungere Sì. Io ringrazio veramente tutti quanti, tutti coloro che sono qua, i miei amici, Daniel, Sarto, la zia. Francesca e Anna, e
e tutti quelli che comunque al momento in cui ho